Sully si accerterà che tu parta. Enriquez starà sempre con te per controllare ogni tua mossa. Se uno dei due non si farà vivo, addio Jenny. Ti pagano bene, Bennett? Mi avevano offerto $100,000. Ma ne vuoi sapere una? Quando mi hanno detto che ti avrei avuto fra le mani, ho risposto che l'avrei fatto gratis. Fermo. Ti ripagherò molto bene. Bene. Già. Fate buon viaggio. E prudenza. A Valverde, fatti un paio di birre. Mentre noi qui ci contenderemo tua figlia. Bravo, sei divertente e simpatico. Per questo ti ammazzerò per ultimo. Muoviti. Lei ha bagaglio a mano? Solo lui. Hai ancora lo spiritoso e ti cucio la bocca con le unghie. Le cinture, per favore. Ah, grazie. Potrei avere un cuscino e una coperta? Certo. Ecco. Grazie. Signore e signori, ci stiamo preparando al decollo. Vi preghiamo di accertarvi che il bagaglio a mano sia riposto nel bagagliaio sopra i vostri sedili, di allacciare le cinture di sicurezza e di non fumare. Una volta raggiunta la quota di crociera, saranno servite bevande offerte dalla compagnia e un po' più tardi la cena. Subito dopo verrà proiettato il film. Le assistenti di volo sono Susan e Lance e io sono Vicky e cercheremo di rendervi il viaggio il più piacevole possibile. Grazie. Scusi, quanto dura il volo? Contiamo di arrivare a Valverde in 11 ore circa. Grazie. Ah, per favore, non disturbate il mio amico, è stanco morto. Grazie. Signore, durante il decollo deve restare seduto. Mi sento male. Tutto a posto? Sì, sono morta. Sta benissimo. Aspetti qui. Sì. Dov'è Jenny? Fottiti tu e lei. Non ho sentito. Te lo dirò più forte. Fatti fottere. Senti, la tua fedeltà è commovente, ma in questo momento non è la cosa più importante della tua vita, perché la cosa più importante è la legge di gravità. Per onestà devo confessarti che questo è il mio braccio più debole. Non puoi ammazzarmi. Se vuoi sapere dov'è tua figlia. Allora dov'è? Io non lo so, ma lo sa Cook. Ti porto dove devo incontrarlo. Non mi ci porterai. Ma perché? Perché so già dov'è. Ricordi quando ti ho detto che t'avrei ammazzato per ultimo? Sì, l'hai detto, l'hai detto! Ti ho mentito. Siamo senza macchina. Ora l'abbiamo. Che ne ha fatto di quello? L'ho lasciata andare. Hai paura, figlia di puttana, e fai bene, perché questo berretto verde ti farà a pezzi. I berretti verdi me li mangio a colazione, e in questo momento ho molta fame. Perché i maschi sono così litigiosi? Una puttana, però niente male. Secondo te cosa vuole? Forse ha intenzione di offrirci qualcosa. Sì, immagino cos'è. Merda! Che accidente? Quella è un lanciarazzi! Ne sta tirando uno a noi! Thank you.